Potrebbe essere la partita della svolta, quella di domenica prossima, inizia alle 15 con l'Alba Alcamo che affronta Alcatella la Folgore Selinunte, che viaggia col vento in poppa e che occupa il secondo posto in classifica. I bianconeri, tra campionato e coppa, sono reduci da 3 sconfitte consecutive, aggravate dalla raffica di ammonizione e di qualche espulsione di troppo. Parlare di crisi non è quindi esagerato. L'allenatore Riccardo Chico domenica prossima recupera Alderuccio, Giglio e Manfrè, che hanno scontato le squalifiche, ma ha perso Maltese appiedato dal giudice sportivo. Intanto c'è stato un faccia a faccia tra presidente, allenatore e giocatori per cercare di scoprire i motivi di questo rendimento che chiaramente non soddisfa. Pare che siano state dissipate molte nubbie e che i giocatori hanno detto che daranno il massimo per risalire alla china. Alla vigilia del campionato le aspettative erano alte, ma i bianconeri hanno la forza di reagire. Intanto, per domenica prossima, la società ha indetto la giornata bianconera. Tutti pagheranno il biglietto d'ingresso, che è di 8 euro. La società spera che i tifosi alcamesi siano numerosi, anche perché la Serie A non gioca per gli impegni della nazionale, in modo da evitare di correre il rischio che siano più sostenitori della Folgore, che comunque sono benvenuti e che dimostrano di essere attaccata alla squadra, mentre in città sulle vicende dell'Alba c'è apatia e disinteresse. Sarebbe necessaria una svolta, tifosi numerosi sugli spalti del Catella, sostegno del comune che oggi non c'è, per evitare che il calcio scompaia, poiché continuando di questo passo anche il più appassionato dei dirigenti potrebbe gettare la spugna.